L'obiettivo di raggiungere quota zero consumo di suolo entro il 2050, fissato da Regione Lombardia, detta le regole per la realizzazione di nuovi edifici, sia civili che industriali. L'impostazione, sempre più diffusa anche nel resto del paese, rende la demolizione lo strumento chiave per poter riutilizzare le metrature già coperte. Il processo, tuttavia, va concepito in modo profondamente innovativo. Non bisogna infatti distruggere, ma bisogna decostruire, al fine di andare poi a fare una demolizione sicuramente ecosostenibile e rispettosa dell'ambiente. È fondamentale che i materiali derivanti dalle opere di demolizione siano selezionati prima della demolizione totale. Solo così, infatti, sarà possibile avviarle a riciclo. Tra gli strumenti per farlo c'è la demolizione selettiva, che prevede una rigorosa classificazione dei materiali prima della demolizione e la loro separazione in frazioni omogenee già durante la fase iniziale della demolizione, al fine di favorirne il recupero. E può essere altrettanto strategica l'idea di prevedere una campagna di frantumazione delle macerie, utile per gestire in modo efficiente i rifiuti generati attraverso il riutilizzo del materiale inerte così recuperato. Ma la gestione dei rifiuti rappresenta solo una delle criticità da affrontare in un cantiere. Chiaramente le demolizioni portano all'ambiente circostante delle problematiche. Bisogna fare attenzione alle polveri, quindi in cantiere dovranno essere utilizzati dei mezzi di nebulizzazione delle polveri, dei sistemi per monitorare e valutare in corso d'opera le vibrazioni che si possono propagare all'esterno del cantiere e il rumore. Fondamentale è l'elaborazione di un progetto di demolizione ad hoc che consenta di migliorare l'organizzazione del cantiere, determinare la tipologia di demolizione da effettuare, i mezzi e le attrezzature da utilizzare, ottimizzare la tipologia di recupero o di smaltimento dei materiali, identificare le azioni di mitigazione ambientale necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori. La progettazione di un intervento di demolizione è fondamentale. Ogni cantiere è un cantiere a sé stante. Dipende dalla localizzazione dell'intervento, dalle dimensioni della struttura o del manufatto da demolire, dalle condizioni ambientali al contorno, dalla tipologia dei manufatti da rimuovere. Quindi ci sono diverse tecniche di demolizione che vanno dal piccolo escavatore radiocomandato al grande escavatore di 900 quintali o di 1000 quintali di portata. È fondamentale rivolgersi a ditte con comprovata esperienza per riuscire a gestire tutti gli effetti dati da un cantiere di demolizione all'interno di un ambito urbano o anche all'interno di un'area produttiva ancora in attività. Altrettanto fondamentale è che l'impresa a cui ci si rivolge per una demolizione abbia una struttura di project management che controlli durante tutto l'andamento del cantiere se gli obiettivi definiti nel progetto vengono rispettati, se ci sono delle criticità non considerate nel progetto, anche perché non è raro durante gli interventi di demolizione scoprire delle strutture che erano interrate o nascoste, di cui non si sapeva l'esistenza. Un aspetto che deve essere determinante nella scelta dell'impresa a cui affidarsi è l'attenzione posta sulla sicurezza. Molte volte le regole riguardo alla sicurezza vengono applicate solo su carta. È fondamentale che il committente scelga delle imprese, delle aziende che riescano a portare queste regole anche in cantiere. Il team della sicurezza, grazie alla valutazione del rischio, capisce quali sono i dispositivi di protezione individuale, quindi i DPI, da poter utilizzare in cantiere. Bisogna vedere che non ci siano edifici vicini che possono appunto essere instabili, valutare l'ambiente di cantiere, eventuali posti dove applicare il primo soccorso, posti dove possiamo stoccare i materiali appunto che sono stati demoliti in modo tale da non avere intralci nel percorso in cantiere. Proprio la gestione dei materiali derivati dalla demolizione assume un'importanza centrale. Concetto chiave è il coefficiente di recupero dei materiali di riciclo. Più sarà alto, più i vantaggi per l'ambiente saranno elevati. Demolire un edificio separando sin da subito i diversi materiali, infatti, permetterà di riciclarli più efficacemente.
Un ulteriore beneficio per l'ambiente, quindi, che si aggiunge alla scelta di non consumare nuovo suolo.